Ciao ragazzi, bentornati. Allora, oggi dobbiamo fare le bave dello squiggone che è venuto abbastanza bene, quindi gli manca proprio questa prospettiva e probabilmente gli darò semplicemente dei colpi di nero con il Noon Oil sul mantello in modo tale che si veda un po' più il nero. In realtà quello che avete visto ieri nella showreel dove c'è la luce a LED è talmente sparata che brucia il bianco e si vedevano praticamente solo le luci grigie, ma quando avete visto la luce naturale si vedeva come lo sto vedendo io ora, quindi è molto più nero dal vivo, e devo dire la verità, in camera non ha avuto tutta la gloria che doveva avere perché dal vivo è veramente bellino. Quindi niente, ci vediamo dopo la sigla e cominciamo con le bave. Ragazzi, anche oggi vi faccio vedere gli strumenti al top, quindi quello che possiamo fare quando abbiamo l'attrezzatura corretta. Ovviamente tutto quello che vi faccio vedere qui è, si può cambiare a seconda di quello che abbiamo a disposizione. Per esempio, se voi avete la colla ciano acrilica va benissimo, che è la cosiddetta attack, ok? Solo che è molto liquida, quindi siccome io voglio attaccare dei pezzettini di plastica trasparente ai denti, preferisco usare la Instant Glue, che è sempre ciano acrilica, ma in formula gel, che mi dà quella goccia, quel tempo in più per poter bloccare la plastica. E questo è appunto il trick, ma va benissimo anche con la ciano acrilica normale, solo che dovete stare lì un peletto di più, ma si parla di secondi. Poi un accendino. Qui state molto attenti ovviamente a non incendiare la casa, perché potrebbe essere utile dover cambiare la direzione della plastica e la la curvatura della plastica, ok? Questa barrettina io l'ho comprata da Greenstuff le vende a neanche un euro, ok? Avete varie barrettine, le devo usare per fare delle ragnatele, ma mi è venuto in mente che posso fare anche appunto la bava se la direziono nel modo giusto con l'accendino piegandola. Questa è molto utile e diciamo che per il prezzo che ha va alla grande comprarla, però diciamo che si può ovviare questa cosa anche con una bic. Prendete una bic, scaldate nel mezzo e tirate la bic e fate un filo di plastica, quel filo di plastica diventerà la bava, ok? Quindi questo è quanto. Allora io comincio subito a modellare la plastica e vediamo un attimino che cosa salta fuori. Sposto la miniatura che sennò la incendio e sposto la plastica, quindi scaldo e muovo, vedete? Scaldo e muovo. Quando la plastica si indurisce di nuovo diventa curva e resta curva, quindi a questo punto non ho dovuto fare altro, avete visto? Fate attenzione perché se state troppo ovviamente cola e la bruciate, se la bruciate è cancerogena la plastica, quindi o mascherina se avete paura di sbagliare o all'aperto, in inverno è impossibile, quindi in questo caso mascherina e occhio perché appunto fuoco è già pericolo. Plastica che puzza in casa è pericolo a mamma o papà che vi sgridano se siete in casa con i genitori, e quindi insomma fate un po' attenzione in questo caso. Vedete che adesso è già dura, ok? Io voglio trovare il modo di attaccarla, per esempio la lingua piuttosto che al dente. Allora cosa faccio? Quando ho trovato la modellatura giusta me la vado a tagliare con le tronchesine e mi vado a beccare il pezzettino curvo che ho creato, tenendomi l'altro che mi potrà servire dopo. Mi prendo il pezzo curvo, eccolo qui, e vediamo che cosa salta fuori. Questo per esempio, così com'è, lo posso attaccare con il gel, una pinzetta così non rischio di incollarmi le dita. Vorrei che andasse nella direzione opposta, quindi potrei attaccarlo qui, per esempio qui sotto, e aspettare
che si asciughi, quindi per esempio qui, oppure che venga fuori da qua, per esempio, o da qui sotto anche, da qui sotto potrebbe essere molto molto carino. Quindi io lo attaccherei di sotto. Allora, vediamo cosa vi salta fuori. Dunque, si prende la colla gel, si prende il pezzettino di plastica che abbiamo appena modellato, mettiamo sulla punta opposta la colla gel, piano, tutto rigorosamente piano, ragazzi. Tremo un po' perché la colla gel è più dura, Vedete che ora ho il gel e vado a prendere la miniatura e a incastrare sotto la bava. Aspetto che faccia presa. Il gel aiuta in questo perché aiuta moltissimo a fare la presa e come vedete ho già un primo tassellino che ovviamente si sposta, ma lo rimettiamo a posto. Abbiate solo un po' di pazienza, insomma, che la colla gel faccia il suo e già esce un pezzettino di bava, ok? Dopo lasciamolo così e vediamo se cade. No, la colla gel fa il suo lavoro e resta lì. Prendiamo un altro pezzo. A questo punto vediamo, troppo dritto per i miei gusti, quindi chiudiamo la cera acrilica. Un'altra cosa su cui fare molta attenzione: la cera acrilica è infiammabile, quindi attenzione, perché accendino e cera acrilica vicini non vanno bene. Chiudete sempre la cera acrilica e l'accendino distante dalla cera acrilica, ok? Fate sempre attenzione a questi piccoli passaggi perché sono velocissimi, è un attimo sbagliare, è un attimo farsi male. Vedete? Opla! Scaldate la plastica, spostate, si sta per esempio incendiando, fa un po' di bulbo, quindi lasciateli pure il bulbo che è proprio bello, e via. E questo lo farà anche con la bic, con la plastica della bic. Quindi, per esempio, anche qui, dopo vi faccio vedere cosa facciamo, è molto utile. Da questa parte vorrei incollare la plastica col bulbo, e quindi me la vado a mettere di là. Riapro la colla a gel, riprendo il bulbo, dalla parte del bulbo lo tengo fermo perché voglio che il bulbo sia esterno, metto la colla a gel, lascio una bella goccia di colla a gel, tanto è trasparente quindi fa comunque bava anche questa, e faccio così. E tento di farla stare là. Ed ecco qua. Vedete, ragazzi, che ho già la seconda parte della bavetta che si è già attaccata perché la colla gel non è ancora totalmente secca, ma essendo gellosa mi tiene più in posa. Ci sarebbe anche, per esempio, che lo uso moltissimo con la cera acrilica normale, l'attivatore, ma l'attivatore si usa per montare, quindi se usate la resina o il metallo sul pezzo che dovete staccato, che dovete attaccare, tipo un braccio e il busto, sul busto mettete la colla e sul braccio, quindi sulla spalla, sul buco, mettete la cera acrilica. Dall'altra parte spruzzate su un foglio di carta, ci mettete sopra il pezzo, spruzzate l'attivatore, quando attaccate, siccome l'attivatore è acetonico, praticamente è acetone, attacca in un attimo. In un attimo è veramente un attimo, quindi dovete prima fare tutte le vostre pose e le prove di posa, altrimenti siete fregati, perché una volta che attaccate resta lì e cristallizza all'istante. Quindi l'attivatore va anche saputo un po' usare, sempre prima le prove e dopo, quando siete sicuri di quello che volete fare, lo fate. Allora, qui ci siamo. Io direi che più o meno va bene così. Forse ne metterei un'altra qua sotto e magari anche un po' più grandicella. Vediamo un pochino se ci riusciamo. Dunque, così. Vediamo. Lasciamolo così piegato. Facciamo un po' di bulbo qui. Ho soffiato, vedete che fa questa cosa qui che fa proprio bava. Allora, adesso mi fa ridere perché è geniale questa cosa dell'utilizzo della plastica per fare le bave, è veramente una tecnica divertente e dà alla miniatura una conformazione, insomma, una sua identità proprio forte. Dopo vedete perché, tra l'altro non è finita qui ovviamente. Allora, prendiamo le nostre pose, andiamo qui e facciamo così. Allora, la voglio lì dentro, quindi di nuovo gel, gran bulbo,
Perfetto. Andiamo a ficcarla dentro, attenzione che cade. Ok, eccolo qui, è dentro. E andiamo ad aspettare. Eccolo qua. Allora, adesso abbiamo già la nostra bava che esce, ok? E direi che fa già un buon effetto, solo che c'è del nero che poi dovremo in qualche modo coprire. Allora, come si fa? Intanto così. Poi fatemi guardare un po' come siamo messi. Allora, lasciamo che si asciughi e stavo pensando anche a una bavetta tra questo dente e questo dente, ma è veramente dura perché bisogna stendere questa come se fosse un filo. Vediamo se ci riusciamo, perché potrebbe essere un'altra cosa. Sempre con la bicca si riesce a fare questa cosa, cioè scaldate nel mezzo e quando è caldo tirate. Tirate e a un certo punto si risalda e resta ovviamente più sottile. A questo punto tagliate i due punti che sono sottili, eccoli qua, e avete guadagnato una bavetta che vediamo se ci sta. È troppo lunga, vediamo da questo dente a questo dente, per esempio, ho bisogno di qualcosa di più corto. Tagliate un pezzettino alla volta delicatamente per non rischiare di accorciarla troppo. Vediamo se l'ho fatto io. Allora, potrei attaccare questa così. Allora cosa faccio? Metto la colla a gel da entrambe le parti. Ovviamente tutto questo si fa dopo che avete già chiuso la miniatura, perché chiaramente di qua e di qua. Questa volta poca colla, non serve tantissimo. E tentate di attaccarla ai due estremi dei denti. Di qua e di qua. Vedete che fa questo effetto bava fantastico che lo squig ha quando apre, no? E quindi anche di qua ce ne starebbe uno, ma in realtà muove abbastanza perché di qua abbiamo due di queste, di qua abbiamo una di queste, quindi forse potremmo anche lasciare così, eh? Adesso, che cosa dobbiamo fare per chiudere, diciamo, la miniatura? Forse ecco, ce ne starebbe uno piccolo che se riesco a recuperare quello di prima. Allora, questo è un po' piccolino. Vediamo. Sì, è un po' piccolo. Ci starebbe un piccolino lì, vediamo se riesco a farlo, eh. Chiudete la cera acrilica, ricordatevi, no, cera acrilica vicino al fuoco. Ok, scaldiamo, tiriamo. Molto sottile, lasciamo asciugare. E voilà. Ok, facciamo attenzione perché è talmente sottile che rischia di rompere. Tutto il resto lo tenete per le prossime volte, ovviamente, no? Eccoci qua. Allora, abbiamo la nostra plastica anche qui, questa volta è sottilissima e basta la metà della metà. Sì, la metà. Quindi diciamo che non faccio proprio metà per sicurezza. Vediamo che salta fuori. Potrei metterla a questo punto qui. Ma la vorrei proprio qui dietro, quindi ancora più corta. Ancora più corta. Pizzetta e pazienza. Eccola qua. Qui ci sta la grande. Vediamo qui. Sì, anche qui. Aspetta che la voglio dritta, quindi devo riuscire a tenermela dritta. Allora, sempre sporchiamo da un lato e dall'altro. La colla a gel in questo caso è tanto tanto utile, ragazzi, quindi io ve lo dico. Se dovete fare l'acquisto potete utilizzarla per qualsiasi resina, però per queste cose è veramente utile. Adesso me la rigiro un attimo perché sto spingendo troppo. Eccolo qua. Appoggiato tra dente e dente, vedete cosa salta fuori? E quindi adesso andiamo a concludere. Dunque, lascio asciugare un secondo e ci vediamo per l'ultimo step, che è quello della resina liquida che andremo a indurire con una lampadina a UVA, UV LED in poche parole. È una lampadina che fa luce UV, che
che va a scaldare praticamente in un attimo, va diciamo a solidificare più che a scaldare la resina liquida, e voglio che versando la resina vada sopra tutto il pezzo di plastica a coprirlo, quasi appunto per simulare la bava vera, lasciando che la gravità mi aiuti a fare le gocce sulla fine, come questa abbiamo fatto qui, me la ricoprirà e qui me la farà. A quel punto indurisco e abbiamo fatto le bave. Ci vediamo fra un attimo. Eccoci qua ragazzi, allora questa è la prendete Crystal UV, che è per realizzare appunto creazioni nel giro di 2 minuti, come vedete, è della Res Chimica, sito fantastico che si usa per le scenografie, me l'ha consigliato Alessio, che è il mio grandissimo amico Pieroni, che saluto, della IMA SFX, che è anche lo scenografo appunto dello studio. E che ha fatto il caminetto, che vedete presto nelle interviste, che ha fatto praticamente la parete e tutto. La Res Chimica è un'azienda che produce proprio per aziende che fanno, che ne so, occhi finti, in questo caso questa lo può fare, e potete fare l'acqua finta, infatti la useremo anche sulla basetta fluviale per vedere cosa viene fuori. Si può mescolare con degli inchiostri, con dei colori oppure no, e ovviamente dare la colorazione che volete voi, dalla giallognola alla verdognola, alla blu e azzurra, eccetera eccetera. In questo caso dobbiamo semplicemente farla colare leggermente sopra le nostre bavette e dopodiché fare quello che deve fare la luce. Quindi che cosa succede? Prendiamo la resina, la versiamo sopra la miniatura, oppla, e aspettiamo che scenda. Eccola qua. Qui abbiamo un super bulbo, vedete? Mettiamo i raggi ultravioletti sopra, che non so come vedete in camera, ma penso blu. Lasciamo che il bulbo scenda. Lasciamo che la gravità faccia il suo mestiere, in poche parole. Continuando a illuminarla, e lei si indurisce. A quel punto avete la bava finita. Super trasparente, ovviamente. No, è un bel attrezzo questo. Adesso un attimo solo che chiudo per sicurezza, che non voglio che si secchi. E vedete che ha proprio il bavone che esce fuori. Addirittura, volendo, con uno stuzzicadente si potrebbe anche tentare di modellare. Vediamo un pochino. Ma è già indurita, attenzione. Fantastico. Indurisce in un attimo, guardate. Questa qua della Res Chimica è la prima volta che la provo anch'io, ma è veramente, veramente bella. Allora, proviamo un attimino anche qui una goccia. Tento di non esagerare con la goccia. Ecco qua. Allora, l'unica cosa è che quel punto lì mi dà un po' fastidio sulla lingua, e quindi lo vado a levare prima di indurirla. Anche se lucida va bene, perché giustamente poi la lingua tra l'altro la luciderò, quindi non è un problema, ma questa no. Allora, ce l'abbiamo e induriamo. Tra le altre basta anche la luce solare normale, eh? Però questa accelera tantissimo il processo e ci mette meno di 2 minuti in realtà, per come avete visto in un attimo lo ha fatto. Ecco qua. Direi che già possiamo lasciarla andare. E lasciamo che sì, ovviamente potete sovrapporre, eh? Cioè se volete continuate a sovrapporre, tipo per esempio io qua un po' di bulbetto in più lo farei. Perché è molto dura, eh? Guardate, è un attimo, eh?
indurisce con la pila, in realtà, cioè con la piletta, insomma, veramente un attimo. Ecco qua. Guardate che fettone che viene fuori, proprio bave. Ok. E quindi ci manca solamente il pezzo di qua, che è forse il più facile perché fa la curva. Quindi ci mettiamo il bulbone sulla curva. Ecco qua. Lasciamolo scendere e gli diamo la botta. Botta di luce e via. È veramente talmente istantaneo con la luce UVA che praticamente potete tenere la testa in giù, lasciarla cadere e in un attimo l'avete sistemata. E quindi avete fatto il vostro mostriciattolo con tutte le bave che escono fuori, le bave dritte, e adesso non resta che lucidare. A questo punto non ci resta che lucidare ovviamente la lingua, e abbiamo fatto il nostro. Ops, avete sentito? Questa era la pila che cadeva. Al di là di questo, allora facciamo una lucidata. Quindi, per lucidare, prendiamo il Technical Hardcoat, mescoliamo. E questo è praticamente un lucido. Quindi lo date dopo lo spray che avete dato per la miniatura, per appunto saldare il colore, fissare tutto, cosa che io ho già fatto. E quindi prendete un pennello, che sia per esempio un base piuttosto che qualcosa che vi permetta di stendere. In questo caso io prenderò, sì, un base, sì, flat STC Color base M, ok? Me lo lavo, è sempre un acrilico, quindi prendo il lucido. In questo caso me ne metto sempre un po' sopra il prodotto, mi sposto perché probabilmente voi non vedete, mi metto un po' di prodotto nell'oncia, non occorre usare wet palette o altro, questo si prende così com'è e si mette su tutta la lingua. Andate dentro e stendetelo sulla lingua. E praticamente vi farà restare la lingua lucida. Potete anche andare un po' dentro tutta la bocca, perché chiaramente è tutta bavosa, quindi andate fino a sotto e voilà. Non vi preoccupate se vedete un eccesso, perché chiaramente poi andrà a asciugarsi. Quando è asciutto il bianco scompare, vedete questo bianco in mezzo, scomparirà e lascerà il nero di nuovo in trasparenza, però con questo super effettone lucido. Ed ecco qua, lasciamo asciugare e ragazzi, ci siamo. Ve la metto in showreel così la potete vedere. Ci vediamo tra poco. Che dire ragazzi, indubbiamente un super effettone che con pochissimo si può fare, anche appunto con la plastica della Bic scaldando e tirando, facendo le bave. È un attimo, però veramente fa un effetto quando vedete tutta la bocca. Ora vi metto anche magari delle foto, o andate sul canale di Instagram dove vedrete le foto, ed effettivamente fa una grande scena perché vedete tutta la bocca bagnata con tutta la lingua lucida e tutte queste bave che escono, più quelle che fanno da filamento sui denti, e la miniatura prende proprio vita, no? Quindi fra basette, miniatura abbastanza ben fatta, più le bave e gli effetti, avete un super pezzo giocabile, e in realtà non ci siete rimasti sopra più di un pomeriggio, ecco, e tutto questo si fa in un pomeriggio. Quindi io vi ringrazio tantissimo e vi rimando al prossimo tutorial, che sarà il 12º, dove vedremo finalmente la basetta fluviale. A domani!